Bentornati al corteo storico 2011 della città di Asti e proseguiamo con, in questo momento, Castellalfero. Castellalfero con i colori azzurro, bianco e oro. È stato ammesso alla corsa per la prima volta nel 1989. Questo comune si trova a 12 km da Asti in una posizione panoramica ed è rinomato soprattutto per la produzione vinicola e per il castello del Settecento che è appartenuto ai Conti Amico e ora è sede del comune. Nota soprattutto è la frazione Caglianetto che secondo la tradizione avrebbe dato i natali alla popolare maschera piemontese, a tutti nota, Gianduia. Castellalfero, per quanto riguarda il Palio di Asti, ha vinto nel 1997 e poi l'anno successivo nel 1998. Il tema che ci viene proposto da Castellalfero in questo corteo è la storia di una terribile pestilenza. Attraverso appunto dei quadri viventi viene riproposto questo affresco dell'umanità in balia di questa terribile peste bubbonica, conosciuta anche come peste nera, di cui nel XIV secolo ci fu in tutta Europa una epidemia spaventosa. Localmente, quindi per quanto riguarda il territorio dell'Astigiano, il contagio fu portato probabilmente da mercanti astigiani in attività a Genova. Anche Castellalfero chiaramente fu falcidiato. Vediamo ora San Lazzaro, caratterizzato dai colori giallo e verde. Si tratta di un borgo di Asti che è situato nella zona est della città, oltre Porta San Pietro, dove anticamente esisteva l'ospedale dell'ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro, da cui appunto prende il nome. San Lazzaro ha vinto il Palio di Asti nel 1987, nel 1991, nel 99, nel 2001 e nel 2008. Il tema che viene portato in sfilata è il corpo femminile tra idee di bellezza e di igiene. Quindi vengono presentati cosmetici, balsami e profumi ad Asti nel Medioevo. Infatti appunto il borgo vuole proporre il tema del commercio e l'uso dei cosmetici, dei balsami, dei profumi delle donne astigiane in un'epoca in cui la bellezza femminile era sinonimo anche di ricchezza. Dalla bottega dello speziale alla stanza privata in cui la dama si dedica alla propria cura, aiutata dalla servitù. Chiudono il corteo le dame con fiori profumati, essenze, incenso e alla fine i nobili. Con i colori bianco e azzurro ecco presentarsi adesso Canelli. Il comune di Canelli è un centro famoso soprattutto per lo spumante a livello internazionale. Si trova a 30 km da Asti. Il paese è dominato dall'imponente mole del Castello Gancia ed ha il suo fulcro nella produzione vinicola di alta qualità, dovuta soprattutto ai terreni che sono particolarmente adatti alla coltivazione del vitigno moscato, che è il padre del rinomato Asti spumante. Canelli ha vinto il Palio di Asti nel 1974. Il tema che ci viene proposto è quello delle impetrazioni a San Tommaso per la fortificazione di Canelli. Viene praticamente rievocata la richiesta di intercessione e di protezione al patrono San Tommaso per le nuove opere edilizie e l'offerta di doni per suffragare le impetrazioni.
i nobili asinari che all'epoca dominavano sul territorio, i cittadini e il popolo di Canelli portano con sé strumenti delle maestranze artigiane e degli architetti impegnati negli interventi. Il prossimo rione con i colori bianco e azzurro è quello di Viatosto. Il borgo di Viatosto, anticamente detto anche Ripa Rutta, si trova all'estremo nord della città, raccolto su un colle intorno alla chiesetta della Madonna di Viatosto, che è un esempio pregevole di romanico. Viatosto ha gareggiato per molti anni insieme a Don Bosco, l'altro rione che abbiamo visto già sfilare, e con lui ha vinto il palio nel 1967, nel 71 e nel 1980. Poi dal 1982 i due rioni si sono invece separati. Piuttosto, in questa occasione, il corteo ci presenta come tema quello del corpo di Eva e la sua giustizia. In pratica è il tema della violenza carnale su una donna, in questo caso appunto chiamata Eva, e si parla appunto della sua violenza e della sua morte a seguito delle ferite riportate da questa violenza. Passa un corteo funebre che stiamo appunto vedendo, e in questo corteo si vede questa giovane donna maritata che giace su questa tavola sorretta da quattro uomini. Alla pena per la violenza, che era pari a 1000 lire a stesi, si cumula poi quella capitale per l'omicidio. Il marito, che vediamo in fondo a questo corteo del marino di Viatosto, il marito inveisce contro il probabile colpevole. Ecco giungere i colori giallo e rosso che contraddistinguono il Nizza Monferrato, che anticamente veniva detta Nizza della Paglia, perché secondo la tradizione, nella fretta di costruire il borgo, gli abitanti avevano coperto i tetti con la paglia anziché con i ponti. Nizza è situata a 29 km a sud-est rispetto alla città di Asti ed è un centro agricolo di notevole importanza. Tra gli elementi del passato ci possiamo ricordare il Palazzo Prova e il Palazzo Civico con la Torre Merlata. Nizza ha vinto il Palio di Asti nel 1986. Il tema che ci viene proposto è quello della consacrazione in Santa Maria di Pinzano. È un importante episodio religioso e storico del 1369. Il vescovo di Acqui, Guido II dei Marchesi di Incisa, per delega papale consacrò vescovo Melchiorre dei Marchesi d'Este. La consacrazione avvenne in presenza di altri tre vescovi con una cerimonia solenne in Santa Maria di Pinzano, a ridosso appunto del centro abitato di Nizza. Thank you.
L'ultimo rione che sfila in questo corteo è quello di Moncalvo, con i colori bianco e rosso. È un importante centro monferrino e dista 20 km da Asti ed è noto per soprattutto la sua tradizione enogastronomica e per essere stato anche capitale del Marchesato di Monferrato. È una città ricca di storia, un comune ricco di storia e ancora oggi si possono ammirare alcuni notevoli esempi come la chiesa di San Francesco, i bastioni, la chiesa della Madonna. Tra l'altro ha dato i natali a Rosa Vercellana, la bella Rusine, che è moglie morganatica di Vittorio Emanuele II. Moncalvo ha vinto il palio per 2 anni consecutivi, sia nell'88 che nell'89, sia poi nel 94 e nel 95. Il tema è quello del tuberterre, ovvero il tartufo, che viene considerato essenza demoniaca nel primo medioevo, era considerato appunto un animale, addirittura pure un vegetale o un minerale, ma comunque mortale. Per la superstizione era considerato come sterco demoniaco e cibo delle streghe. Tra il XIV e il XV secolo venne invece poi rivalutato, comparendo sulla tavola di re e prelati, diventando un bene di lusso e di scambio. Siamo arrivati ormai alla conclusione del corteo. Come dicevamo inizialmente, dopo gli sbandieratori dell'asta c'era il gruppo del comune con il capitano del palio che abbiamo visto, e accennavamo al fatto che alla fine il corteo viene appunto concluso dal carroccio, questo carro che viene trainato da 3 coppie di buoi che porta le insegne cittadine, tra cui appunto il palio, quello che viene poi dato al vincitore della corsa. È scortato da Armigeri in rappresentanza dei 21 rioni e dei comuni che partecipano all'evento. Con il carroccio quindi si conclude il corteo storico 2011 della città di Asti. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento su JLTV.